Salve, siamo con Goffredo Jukic, segretario comunale di Rifondazione Comunista. Goffredo, siamo in un momento decisivo, si va verso le elezioni amministrative dell'Aquila. Il vostro partito ha iniziato schierandosi con Vittorio Festucci alle primarie del centro-sinistra, quindi contro Massimo Cialente. Sì, allora, noi in realtà quando è iniziato il processo delle primarie, quando si è cominciato a parlare delle primarie all'Aquila, e parlo di diversi mesi fa, intendevamo per primarie un processo molto ampio che coinvolgesse i comitati civici e il maggior numero di persone possibile. Questo poi non è stato per varie ragioni, perché molti dei comitati civici, alcuni partiti hanno scelto di fare una corsa solitaria e quindi le primarie si erano ridotte nella fase terminale ad una semplice competizione a due tra i due candidati, Massimo Cialente e Vittorio Festucci. Quindi noi inizialmente non ritenemmo di parteciparvi proprio a questo percorso, che ritenevamo un contenitore vuoto. Ovviamente poi dal candidato Festuccia sono venute fuori notevoli aperture rispetto alle nostre idee programmatiche, e quindi siamo andati su Festuccia negli ultimi giorni della campagna delle primarie. Abbiamo fatto questo tentativo di convergere su Vittorio, che è stato un tentativo che ha prodotto comunque un risultato decoroso di Vittorio Festuccia, ma insomma il nostro partito rispetto alle primarie, le primarie le immaginavamo in maniera diversa. In confronto a Massimo Cialente, che adesso è il candidato tra virgolette gigantesco della coalizione di centrosinistra, che andrà a sfidare Giorgio De Matteis, che cosa vi aspettate voi da queste elezioni decisive per la storia di questa città, ricordiamolo sempre? Certo, appunto, queste sono elezioni decisive. Quindi noi riteniamo che l'unità della sinistra sia un valore dal quale in elezioni così importanti noi non possiamo sottrarci. Quindi il nostro convergere sulla candidatura del sindaco è un convergere intanto per ribadire che il centrosinistra, per quanto sul quale noi abbiamo espresso delle perplessità e durante la consiliatura, durante l'arco, noi uscimmo dalla maggioranza, poi rientrammo. Sempre molto critici. Sempre molto critici, perché noi sostanzialmente dobbiamo, per la stessa natura del nostro partito, tentare di portare le nostre istanze dove siamo. Quindi se siamo in giunta portiamo le nostre istanze, mediandole certamente, perché se si sta in una coalizione si deve mediare, però non si può mediare su tutto. Su alcuni temi noi abbiamo le nostre posizioni che sono irrinunciabili. Quali i temi in particolare? Beh, i temi dell'ambiente, i temi della partecipazione. Abbiamo approvato il regolamento della partecipazione, c'è stato un lavoro splendido del nostro assessore Fabio Pelini, che in questo centrosinistra, nonostante le criticità che il nostro partito ha espresso, è riuscito ad avviare un percorso partecipato con centinaia di cittadini e dotare la città del regolamento. Oppure penso all'assistenza alla popolazione, anche lì un lavoro meraviglioso sulla città, sui cittadini, che se fossimo stati fuori dal centrosinistra e fuori dall'amministrazione non avremmo avuto svolgere. Ecco, in questo senso, qual è l'emergenza più grande, al di là della ricostruzione dell'Aquila, che è un argomento più ampio e che tocca tutti i partiti, quindi tutte le coalizioni? Ma qual è, dal vostro punto di vista, l'emergenza più grande oggi, a pochi passi dalle elezioni? Beh, questa è una città che aveva già prima del terremoto un'emergenza occupazionale tremenda, e il terremoto l'ha amplificata. Quindi io credo che, ovviamente, come per tante altre città in Italia, l'occupazione, il problema occupazionale è fondamentale. Noi assistiamo a centinaia di giovani che abbandonano questo territorio per cercare fortuna altrove, spesso non trovandola, perché purtroppo questa crisi del capitalismo è una crisi globale che non riguarda più solo l'Aquila. Quindi io credo, solo l'Aquila o solo l'Italia, quindi io credo che chiaramente un'emergenza di questa amministrazione e della futura, quella che andrà a governare l'Aquila nei prossimi 5 anni, sarà ovviamente l'emergenza occupazionale. È chiaro che non possiamo trascurare i danni che ha fatto il terremoto, perché l'Aquila è una città ancora più, in questo contesto drammatico generale, l'Aquila è una città ancora più colpita, perché le attività si sono fermate, le fabbriche si sono chiuse, in tanti casi non hanno riaperto. Cassa integrazione. Sempre presente. Sì, assistiamo allo spopolamento di questa città. Io mi domandavo con dei compagni, con degli amici, parlavamo, quanti elettori andranno a votare nelle prossime elezioni. Votarono 48.000 persone 5 anni fa. Io sono curioso di capire quante persone sono lontane da questa città e quante persone non potranno, per ragioni proprio pratiche, non votare. Questo è indicativo.
L'ultima domanda, che cosa vi aspettate dal possibile ballottaggio, se si arriverà al ballottaggio, se c'è l'ente quindi dovrà sfidare Giorgio De Matteis dopo il primo turno? Voi vi aspettate una vittoria già al primo turno oppure... Beh, io credo che... Che cosa farete in caso di ballottaggio soprattutto? Io credo che ci siano tutte le possibilità per vincere al primo turno. Perché la coalizione, lo scontro, diciamo ci sono 8 candidati sindaci, ma lo scontro è polarizzato tra Giorgio De Matteis e Massimo Cialente. Giorgio De Matteis, al di là della sua, diciamo, forte personalità, dietro ha una coalizione sostanzialmente inesistente, che va da neofascisti di Casa Pound ai finti verdi di Caporale. Dentro ci sta una classe dirigente che ha governato l'Aquila per decenni sostanzialmente, che insomma credo che i cittadini respingeranno. Quindi io credo che o si vinca al primo turno o ci sarà un grosso stacco già al primo turno, e quando tra due coalizioni si crea uno stacco di 10-15 punti si va d'inerzia, si va a vincere le elezioni d'inerzia. Ringraziamo Goffredo Jukic, candidato consigliere comunale alle prossime amministrative dell'Aquila e attuale segretario di Rifondazione Comunista. Grazie. Grazie.